Volpato, allineamento perfetto, si ritrae in seconda fila Piuma, perde l'ala Pepita B, si ritrae Pichita del Cigno, lo scatto di Pretty Dancer che scavalca facile, pericoloso Dante, poi si ripropone Pichita del Cigno che ha tenuto di fuori pari Lifeline che stava passando, si ritrae invece Prisca de Gleris, la prima curva con Pichita in vantaggio, pari Lifeline di fuori, all'interno Pretty Dancer, poi in lunga fila indiana, ancora intanto 14-6 di frazione, Prisca de Gleris, pericoloso Tand, poi ancora Pepita B e poi gli altri parecchi discosti, alcuni fuori corsa. 15-1 la frazione con la quale pari Lifeline. Cavallo numero 8, Pleiade, squalificato. Il sorpasso intanto nelle retrovie, c'è stata la squalifica di Pleiade, tra il primo e l'ultimo in corsa, almeno mezza curva, in vantaggio pari Lifeline davanti a Pichita del Cigno, questo dopo 600 di gara, paletto in 16, secco per la curva, si torna davanti al tribune, Prisca de Gleris quarta in corda, preceduta anche da Pretty Dancer, poi pericoloso Tand, mentre dal fondo prova la risalita il numero 9 di Patty Jack che si trascina il 10 di Plutonico e poi prende la via del largo anche PS I Love You, 16-4 di frazione per tornare a iniziare l'ultimo giro, terza ruota addirittura di Plutonico che è stato anticipato a filo da Prisca de Gleris che è uscita, gruppo compatto nella scia del leader, ancora frazione in 16-1 per pari Lifeline sulla quale sta andando Patty Jack, si va all'ultima curva, poi Prisca de Gleris di dentro con Plutonico a fianco e poi gli altri con risalita difficile per Pepita B che ha perso posizioni, adesso viene in terza ruota ma è ancora lontana, 16 scarso la dritta di là, l'ultima curva completata adesso, ha respinto l'attacco di quello di fuori, 15-8 intanto la frazione, cala Patty Jack, sono tutti stanchi, viene forte nel tratto ultimo Plutonico, va l'attacco di pari Lifeline, Plutonico, pari Lifeline e poi Prisca de Gleris all'interno, davanti probabilmente a pericoloso Tand, 1:18.7 il tempo di chi vince, Plutonico con Paolo Scamardella per i colori della Hot Cox Stable, il training di Antonio Roma.